1871 Re Vittorio Emanuele II lasciò Palazzo Pitti a Firenze e venne a vivere qui nel Palazzo del Quirinale a Roma, lasciato libero dal Papa Pio IX. E con il 1871 comincia anche questa puntata che si occuperà dei primi 30 anni di vita unitaria italiana, 30 anni che sono difficili, 30 anni nei quali dopo aver fatto l'Italia occorreva fare gli italiani. Vediamo ora una scheda filmata che ci consente di vedere i principali avvenimenti di questo periodo. Primi anni dell'Italia unita. Sono anni difficili, soprattutto al sud, dove si sviluppa il dramma del brigantaggio. Nel 1861, quando il nuovo regno introduce il servizio militare obbligatorio, ben 25.000 coscritti meridionali si danno alla macchia. Sostenuto dal re di Napoli, esule a Roma e favorito dallo Stato Pontificio, il malcontento del sud riflette una secolare protesta contro miseria e ingiustizia, anche per la delusione di certe speranze che la conquista garibaldina aveva destato. Bande di briganti corrono le campagne, saccheggiano e uccidono. A volte diventano popolari, perché tolgono ai ricchi per dare ai poveri. Alcuni di essi, come Carmine Crocco e Ninco Nanco, divengono famosi. Gli autori dei delitti commessi saranno consegnati all'autorità militare per essere giudicati dalla Commissione Speciale. Lave la minestra, le tu te cipriana, la dis che le malata per non mangia polenta, bisogna aver pazienza, lassa. A partire dal 1863 lo Stato reagisce con una vera e propria offensiva militare. 120.000 uomini ingaggiano una lotta senza quartiere. Alla fine faranno più morti di tutte le guerre del Risorgimento, senza naturalmente eliminare le vere cause della protesta popolare. La questione sociale, letteralmente esplosa nel sud povero e diseredato, si allarga anche alle altre regioni dell'Italia unita. Non è sufficiente a risolverla l'avvento al potere di Agostino De Pretis, che subentra gli uomini della destra storica come leader della sinistra liberale. Nel 1876 egli assume la guida del governo con un programma di riforme. L'istruzione elementare obbligatoria, un primo timido tentativo di allargamento del diritto di voto, la riforma fiscale e infine l'abolizione della tassa più impopolare, quella sul macinato. Non avviene però una rottura con il passato. La grande maggioranza degli operai percepisce salari di fame, le condizioni di lavoro sono umilianti. I turni vanno dalle 12 alle 14 ore giornaliere. Le paghe sono basse. Donne e ragazzi sono spesso utilizzati anche nel lavoro notturno. Più dura ancora è la vita nelle miniere e nelle campagne. L'emergente industrializzazione del paese favorisce una presa di coscienza del movimento operaio. Abbandonando le istanze anarchiche predicate da Bakunin e Carlo Cafiero, i lavoratori iniziano a raccogliersi nei gruppi operaisti e socialisti. In Emilia, i circoli organizzati da Camillo Prampolini fondano il giornale La Giustizia. A Milano, attorno alla rivista Cuore e Critica, nasce la Lega Socialista. I suoi maggiori esponenti sono Filippo Turati e Anna Kulishoff. Si deve a loro, nel 1891, la nascita della rivista Critica Sociale. Le numerose diramazioni del movimento operaio si incontrano finalmente al congresso di Genova nel 1892 per dar vita al Partito dei Lavoratori Italiani, destinato l'anno successivo a divenire Partito Socialista.
La realtà sociale del paese impone un nuovo atteggiamento nel mondo cattolico. Con l'enciclica Rerum Novarum del 15 maggio 1891, il Papa Leone XIII, che qui vediamo in un rarissimo filmato di fine secolo, lancia un atto d'accusa contro le esasperazioni del capitalismo. Mentre il pontefice si pronuncia a favore della dignità e dei diritti dei lavoratori, la prima democrazia cristiana di Romolo Murri, con le sue casse rurali, leghe e cooperative, si trova in prima linea, soprattutto nel mondo contadino. Insomma, socialisti e cattolici iniziano a rappresentare una minaccia agli occhi della classe dirigente liberale. I metodi autoritari del presidente del Consiglio Francesco Crispi tentano invano di impedire la diffusione di tali movimenti. L'epoca di Crispi tramonta con il drammatico episodio coloniale del 1896. L'Italia, che ha messo piede in Eritrea, cerca di conquistare un impero in Abissinia. Ma l'avventura africana si conclude nel peggiore dei modi, quando il corpo di spedizione italiano è sopraffatto dagli uomini del re Menelik sulle colline di Adua. I fermenti e le agitazioni sociali impensieriscono la borghesia, i gruppi moderati, i conservatori e soprattutto gli ambienti più vicini alla corte. Si rimpiange la mano ferma di Crispi. Di queste preoccupazioni si fa interprete l'ex ministro del tesoro Sidney Sonnino, il più lucido esponente del conservatorismo liberale. Sulla rivista Nuova Antologia del 1 gennaio 1897 Sonnino pubblica un articolo divenuto famoso. Socialismo e movimento cattolico sono indicati come i due pericoli che incombono sulla scena politica italiana. Sonnino conclude invitando il re a scavalcare il Parlamento e a concentrare nelle sue mani i poteri della monarchia. Umberto I non resta sordo a simili appelli e i governi ai quali affida la sorte del paese in questi anni di fine secolo accentuano i metodi repressivi, sequestri, da sorveglianza nei confronti dei gruppi sindacali e di opposizione. La crisi politica e sociale diviene più aspra a causa della miseria del popolo. Sono sempre più frequenti i ricorsi allo sciopero al nord e alle rivolte tumultuose al sud. Il governo sembra perdere il controllo del paese. La crisi agraria e la grave situazione economica rendono difficile il ritorno alla pace sociale. Nell'aprile 1898, quando il prezzo del pane aumenta ancora, un'ondata di dimostrazioni popolari attraversa il paese. A Milano, il moto di protesta è particolarmente forte. Il generale Vava Beccaris viene incaricato di ristabilire l'ordine. Dal 7 al 10 maggio l'esercito affronta con le armi le manifestazioni nelle strade milanesi. I dimostranti vengono presi a cannonate. Sul selciato restano 80 morti e 450 feriti. Altri morti cadono in tutta Italia. Esponenti socialisti, repubblicani, cattolici e anarchici sono imprigionati, processati e condannati. I fatti di Milano costringono il governo a dimettersi, ma il nuovo presidente del Consiglio, il generale Luigi Girolamo Pellù, inasprisce la situazione presentando progetti di legge restrittivi della libertà di stampa e di associazione. Intanto il re decora Vava Beccaris. Poco dopo, il 29 luglio 1900, l'anarchico Gaetano Bresci uccide Umberto I. Il regicidio è la conclusione tragica del periodo più critico della vita sociale e politica del paese. Il nuovo re, Vittorio Emanuele III, succede al padre. Ha appena compiuto 30 anni. Siamo alla vigilia della più importante svolta nella vita politica dell'Italia Unita. Il suo protagonista sarà Giovanni Giolitti. La scheda filmata che abbiamo appena visto pone numerosi interrogativi. Ad alcuni di questi cercheremo di rispondere
con i nostri ospiti, che sono il professor Francesco Traniello, docente di storia contemporanea presso l'Università di Torino, e il professor Camillo Brezzi, che insegna anche lui storia contemporanea all'Università di Siena. Vorrei cominciare con una domanda al professor Traniello, per chiedere qualcosa attorno ad un tema che non è affrontato nella scheda, ma che mi sembra rilevante per capire come lo Stato italiano è nato, e in particolare quale fu l'assetto amministrativo dato a questo Stato dopo l'unità. Ecco, professor Traniello, cosa si può dire in proposito? Sì, certamente è un aspetto rilevante, perché la vita quotidiana dello Stato è fatta di amministrazione. Quindi il modo in cui l'amministrazione è organizzata è un riflesso del modo in cui lo Stato funziona, tocca direttamente i cittadini, come tutti noi sappiamo. Ora, dobbiamo sempre ricordare che lo Stato unitario, nazionale unitario, nasce in Italia in conseguenza dell'allargamento ad altre regioni degli ordinamenti piemontesi, per assimilazione, diciamo, territoriale di queste regioni e per allargamento a queste altre regioni delle istituzioni piemontesi, cominciando dalla monarchia sabauda, dallo Statuto di Carlo Alberto e così via. Anche l'organizzazione dello Stato piemontese viene esteso alle altre regioni. D'altra parte, queste regioni però facevano già parte di stati, avevano una loro precedente organizzazione amministrativa, e alcune di queste regioni erano convinte di avere un'organizzazione amministrativa superiore a quella piemontese. I Lombardi, per esempio, erano convinti che le istituzioni austriache, dal punto di vista amministrativo, fossero migliori di quelle piemontesi. I toscani più o meno pensavano la stessa cosa. Qui si crea quindi un conflitto tra la necessità, che alcuni storici considerano assolutamente insuperabile, imprescindibile, di avere un ordinamento da estendere a tutto lo Stato, e in questo caso non poteva non essere quello piemontese, perché la classe politica, l'esercito, la dinastia che aveva operato l'unificazione era quella piemontese, e dall'altro lato invece le tendenze che pure emergono di salvaguardare aspetti di autonomia amministrativa di queste regioni. In realtà questo non accade, nonostante che nel 59-60 vi sia anche all'interno della classe dirigente piemontese qualcuno che pensa di conservare una certa autonomia amministrativa. Questo non accade, accade invece che lo Stato viene tenuto amministrativamente nelle mani della classe dirigente, della burocrazia piemontese, e in questo senso si può parlare di Stato accentrato, cioè in cui la struttura burocratica dipende direttamente dai ministeri, dipende direttamente dal governo, dipende dalla capitale, dipende dal centro in definitiva. In questo senso si parla di un ordinamento amministrativo di tipo centralistico. In questa prima fase della storia d'Italia contano soprattutto le famiglie benestanti. Cerchiamo di coglierne un riflesso assieme a Rossana Podestà nella mostra degli abiti di Donna Franca Florio, che fu una delle figure femminili più rappresentative del momento. Concerti da salotto, dolci romanze cantate da tenori di grazia, balli, ricevimenti a corte, incontri politico-letterari, caccia alla volpe nell'Agro Pontino. Tutto un mondo dimenticato tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Un mondo di cui vive però il ricordo di alcune straordinarie figure femminili, come Anna Morosini, per esempio, Lina Cavalieri, la Marchesa Casati e soprattutto Franca Florio. Queste furono donne che con loro charme e la loro grazia resero vivi e prestigiosi i salotti dell'epoca umbertina, che in minima parte cercheremo di ricostruire. La protagonista di questo incontro è Franca Iacona di San Giuliano, sposata con Ignazio Florio. In una delle sale del Museo del Costume qui a Palazzo Pitti, allestito e curato con grande amore dalla dottoressa Piacenti, cercheremo di ritrovare, di farvi sentire il fascino e la raffinatezza di quella che fu una delle donne più celebri e importanti del suo tempo. Ma cominciamo con ordine. Il matrimonio nel 1893. Donna Franca portò con il nome di San Giuliano una certa dose di nobiltà ai Florio, che erano soltanto ricchi. E per un matrimonio così principesco, un abito principesco e bellissimo.
e in seta color avorio. Il corpino è in crepe de chine arricciato, il collo montante, c'è anche una guarnizione di fiori d'arancio in cera. In mano l'immancabile porta bouquet in pizzo. La gonna è svasata e il lungo strascico ha una guarnizione sempre in fiori d'arancio in cera. L'abito fu confezionato a Parigi. Ma chi erano questi Florio che diventarono poi così famosi? Nel 1800 il capostipite della famiglia lasciò la Calabria per andare a Palermo per fondare una piccola azienda familiare, una drogheria. Nel giro di pochi decenni diventarono una grossa potenza in continua ascesa. Erano gli anni in cui si cantava la canzone «Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare». E in quel periodo, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, circa 1,5 milioni di siciliani lasciò l'isola. I Florio invece amavano la loro terra e i loro interessi in Sicilia aumentarono vertiginosamente. Si occuparono un po' di tutto, di pesca, di trasporti marittimi, di aviazione, di industrie alimentari, di industrie conserviere, di vino. Il loro nome è legato al famoso Marsala. E fondarono persino un giornale, L'Ora, che ebbe tra i suoi direttori Edoardo Scarfoglio. Questo è uno dei primi abiti confezionati nel 1893 in Sicilia per Donna Franca. È in velluto rosso granato e ha una particolarità. Ecco, questa arricciatura chiamata culisson. È un abito che si porta di un pomeriggio elegante come quest'altro, un tre pezzi coordinato componibile. Questo vestito apparteneva alla suocera e poi con alcune modifiche è stato adattato per la nuora. Evidentemente non eravamo in tempi di consumismo e i vestiti non andavano fuori moda nel giro di una stagione. Ma nonostante queste piccole economie, Ignazio e Franca vissero in uno splendore da sceicchi. Viaggiarono per tutto il mondo con una corte di 20 persone, più un gatto siamese, un cane ed il medico personale. Si racconta che durante uno di questi viaggi sparisse una valigetta di gioielli di Donna Franca con una collana lunga 7 metri. Ignazio gliel'aveva regalata perché non sfigurasse con quella della regina Margherita, di cui la moglie era dama di corte sin dal 1902. Ma a proposito di corte, questo splendido manto così sontuoso fu portato da Franca alla corte italiana, poi in seguito a quella di Francesco Giuseppe a Vienna e da Berlino a quella di Guglielmo II. Il lungo strascico, che doveva essere pesantissimo, è in raso damascato bianco dorato con applicazioni a motivi floreali ricamate in paillette d'argento, perline e strass. Il disegno del damasco è formato da spighe di grano. Ecco, il bordo sale lungo la vita e prosegue fino alle spalle. Gabriele D'Annunzio la chiamò l'unica. E infatti fu l'unica che potesse in quel tempo vantare un così assoluto buon gusto, sobrio, raffinato e nello stesso tempo contenuto. La dimostrazione ce la dà quest'abito in velluto nero di seta, lavorata d'intaglio sempre con motivi floreali. Questo vestito fu ordinato da Donna Franca in previsione del ritratto che gli avrebbe fatto Giovanni Boldini e di cui purtroppo si sono perse le tracce. Tra il 1893 e il 1909 Franca ebbe 5 figli. Questi vestitini, fra cui si vede questo in seta verde ricamato a fiori di pesco, sono appartenuti alle bambine Florio. La loro vita però non fu soltanto spensierata, piena di lusso e di divertimenti. In quel periodo ebbero una serie di disgrazie che li colpì profondamente. La figlia Giovanna morì di una malattia sconosciuta e il piccolo Ignazio, detto Baby Boy, fu trovato morto nel suo lettino e infine purtroppo persero una figlia piccolissima. Ma passato quel periodo così tragico, denso di avvenimenti disastrosi, la loro vita cambiò e finalmente si poterono dedicare ad avvenimenti mondani che fecero epoca. Nel 1906 si corse per la prima volta sul circuito delle Madonie la Targa Florio. Le corse all'ippodromo della Favorita e la primavera siciliana con la festa delle Zagare divennero ben presto un punto d'incontro per i personaggi del teatro e della cultura. Gabriele D'Annunzio, La Duse, Sara Bernard, Cleo de Merod e tantissimi altri personaggi famosi arrivarono a Palermo. La Palermo dei Florio, la Palermo voluta dai Florio, che divenne ben presto il centro della mondanità europea di quel tempo.
arrivavano da tutte le parti, da Parigi, da Londra, da Berlino, e Florio si dedicarono anima e corpo alla ricostruzione della città. Furono loro i principali promotori della ricostruzione del Teatro Massimo, uno dei più importanti d'Europa. Per molto tempo il Teatro Massimo e Florio furono il simbolo della città. Ma nonostante tutto, piano piano incominciò la parabola discendente. Il colpo di grazia lo diede la Prima Guerra Mondiale. Palermo improvvisamente cessò di essere il polo di attrazione della buona società europea. I Florio ebbero dei seri problemi finanziari e così si trasferirono a Roma. A Roma Franca dovette rinunciare ai suoi famosi gioielli che furono venduti all'asta. Ma lei comunque non se la prese troppo e seppe con intelligenza adeguarsi alla nuova situazione e ai nuovi tempi, rinunciando al suo ruolo di prima donna. Questo vestito fu appunto confezionato a Roma nel 1925 dalla Sartoria Ventura, di cui lei era cliente abituale. Come vedete, di linea molto semplice, ma estremamente raffinato, specialmente nei ricami. Sempre della casa di moda Ventura, ma di Milano, questo mantello di velluto blu, confezionato nel 1930 in occasione del matrimonio di Umberto con Maria José. Ecco, lungo il bordo possiamo vedere i nodi Savoia ricamati in oro. Attraverso gli splendidi vestiti di Franca Florio, donati al museo dalla figlia Giulia, abbiamo cercato di ricostruire un'epoca indimenticabile e di farvi conoscere anche un personaggio straordinario che emerse, insieme a tutta la sua famiglia, sulla buona società italiana di quel tempo. Ed è stato e rimane un simbolo di fascino e di grazia non solo per l'Italia d'allora, ma per tutta l'Europa che contava a cavallo fra l'Ottocento e il futuro malinconico Novecento. Naturalmente gli abiti delle donne del popolo erano ben diversi, come ben diverse erano le condizioni sociali delle classi lavoratrici in questi anni. Io vorrei chiedere al professor Camillo Brezzi qualcosa su questa realtà operaia e contadina degli anni del secondo Ottocento in Italia e sulla fase organizzativa di un movimento operaio e di un movimento sindacale nel nostro paese. Va detto che le classi popolari erano rimaste escluse dal processo politico che aveva portato alla formazione dello Stato unitario e anche nei decenni successivi l'unità rimangono ai margini del Stato liberale. La maggioranza della popolazione non aveva diritto al voto, larghi strati di popolazione non era alfabetizzata e nel mondo del lavoro solamente intorno agli anni Ottanta incomincia a aversi una identità politica ben evidente, conseguenza della crisi agraria, in particolare della crisi agraria che si abbatte anche in Italia e che porta una serie di agitazioni, di lotte sociali che sono un punto di riferimento sia per movimenti politici già esistenti, penso ai repubblicani con una loro tradizione storica, al movimento anarchico che negli anni 70 aveva avuto una presenza significativa anche in Italia. Ma diventano questi movimenti contadini un punto di riferimento anche per quei gruppi politici che si erano andati formando all'inizio degli anni 80 o si stavano costituendo. Penso in particolare al Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna di Andrea Costa, al Partito Operaio Italiano. Ecco, questo elemento che la storiografia ha indicato come l'inizio di un movimento sindacale e come il precedente anche politico della formazione di un partito della classe operaia e contadina, sono appunto, acquistano un'importanza notevole. Sono fattori decisivi per la costituzione del Partito Socialista, insieme ad altri fattori che non vanno certamente dimenticati. La ricostruzione della Seconda Internazionale consente al movimento operaio italiano, che certamente partiva in una maniera più arretrata, di collegarsi con il movimento operaio europeo, di avere degli obiettivi di lotta comune, quale per esempio le 8 ore lavorative, la rivendicazione delle 8 ore lavorative, e così la diffusione del pensiero marxista
in Italia, sono elementi decisivi per la costituzione del Partito Socialista Italiano. Ecco, invece al professor Traniello vorrei chiedere qualcosa su un argomento che in qualche modo sembra scostarsi da questi temi, vale a dire la politica estera italiana. Come si indirizza la politica estera italiana di questi anni? In parte si scosta, in parte si riconnette, perché la politica estera non è mai del tutto indipendente dalle trasformazioni sociali che avvengono contemporaneamente e dagli indirizzi politici interni. Quindi dobbiamo pensare a questa storia d'Italia come una storia molto compaginata, io credo. Tuttavia, certo, il settore della politica estera ha delle sue specificità. L'Italia si trova in questi anni 70-80 a un bivio per i propri destini internazionali. Può fare una scelta, diciamo, di basso profilo, a cui molti sono favorevoli, penso a Iacini, a Visconti Venosta. L'Italia è una piccola potenza, è la prima delle piccole potenze, non deve avere grandi pretese. Invece può fare una scelta di grande potenza, una scelta a sfondo nazionalista e per certi aspetti imperialista. È la linea di Crispi, in sostanza quella che prevale effettivamente all'epoca dei governi Crispi. Prevale in due direzioni. L'orientamento di alleanze si sposta dall'Occidente, che era stato l'orientamento tradizionale nel periodo dell'unificazione nazionale, la Francia e l'Inghilterra, verso il centro dell'Europa, particolarmente la Germania. In Germania c'è Bismarck, Bismarck è un modello anche per Crispi è un modello anche di governante, di sistema politico diremmo noi oggi. La Triplice Alleanza segna questo accostamento al centro. Poi c'è la politica coloniale, verso le zone dell'Africa che ancora erano libere, in particolare l'Etiopia, che tuttavia termina con un disastro, la battaglia di Adwa, che segna la fine politica di Crispi, una tragedia militare di prima grandezza e l'inizio di una crisi interna di cui si risentirà ancora per gli anni successivi. Il professor Brezzi ricordava prima la nascita del Partito Socialista. Sulla base di alcuni documenti originali abbiamo ricostruito uno sceneggiato nel quale vediamo a confronto due dei principali protagonisti della storia del socialismo italiano di quel periodo, Anna Kuliscioff e Filippo Turati. Lo sapevamo entrambi che prima o poi il partito si sarebbe diviso. È la prima volta che una cosa simile accade. E non sarà certo l'ultima, Filippo. Doveva accadere. Sono anni da quando è nato il Partito Socialista che discutiamo, litighiamo fra noi, sui giornali, nelle piazze, nei congressi. Già l'anno passato, al congresso di Milano, eravamo stati sul punto di dividerci. E noi, che continuavamo ad auspicare la formazione di un partito operaio socialista, cosciente, ramificato fino nelle più lontane regioni d'Italia. Comunque sia, parola di Filippo Turati, noi usciremo da questo congresso rinnovati. Io farò di tutto perché sia così. Volevo tanto sentirtelo dire. Andrea Costa e i socialisti romagnoli domani non ci saranno. Ti dispiace per i compagni romagnoli o...? Mi dispiace sia per Andrea che per loro. Capisco. No, non è come tu credi. Avrei voluto che Costa si fosse schierato dalla nostra parte. Ma certo. No. Io ho vissuto con lui per molti anni, e tu lo sai. Ho avuto una figlia e l'ho amato. Molto. Ma è finita nell'istante in cui mi sono resa conto del suo egoismo. Sì, mi sono accorta che potevo pretendere qualcosa di più dalla mia vita sentimentale. Ti ricordi? Quando arrivasti da me a Napoli, con quel piccolo bouquet in mano. Allora capì che quell'avvocato milanese, così pieno di premure per me, avrebbe potuto essere... Ti prego, continua. La mia prima reazione fu di stima. Poi subentrò l'affetto. Sì, un affetto profondo. Per te e per tutti quelli che ti stavano vicino, soprattutto per tua madre. Ma adesso credimi. Adesso io ti amo. E anche se non siamo sposati, io mi considero a tutti gli effetti la signora Turati.
Anna Turati Kuliscioff. Con Andrea questo non mi era mai accaduto. Non mi sono mai sentita la signora Costa. Con lui mi sono sempre sentita messa in disparte. Il suo rifiutarsi, il suo concedersi per pochi istanti mi feriva. Sì, all'inizio credo che lui fosse molto innamorato di me, ma è durato poco. Andrea è un uomo volubile, incapace di tenerezza vera. Di tutte quelle premure che tu hai avuto e continui ad avere per me. Anna. Anna, scusami. Io ho sempre creduto che tu continuassi a pensare a lui in una certa maniera. Ma per me ora Andrea è un amico, un compagno, solo questo. Io non posso permettermi di... Devi starmi sempre vicino. Ma io sono qui. E resterò qui. Sempre. Mi hai aiutato. Hai fatto molto per me. Oddio, ma perché ci diciamo queste cose come se dovessimo lasciarci tra un istante? Filippo, domani è un giorno importante. Per noi e per tutti i nostri compagni. Ora che siamo liberi dal condizionamento degli anarchici, dagli operaisti puri, il nostro sarà un partito socialista più omogeneo. Sì, sì, sì. È stata un'illusione quella di un partito grande che accogliesse tutti. Ma vale più una cellula sola capace di sviluppo che una grande massa inerte. Dovremmo batterci per l'indipendenza del Partito Socialista da tutti gli altri partiti. Dovremmo puntare su una duplice azione. Una lotta per il miglioramento della vita operaia e una lotta più ampia, intesa a conquistare lo Stato, i comuni, le amministrazioni, insomma i poteri pubblici, per trasformarli da strumenti di oppressione e sfruttamento in uno strumento di espropriazione economica e politica della classe dominante. Obiettivi giusti per un'emancipazione proletaria. Ma quando accadrà tutto questo, noi donne, che posizione avremo? Sarà la stessa cosa anche per voi. Perché non dovrebbe essere? Io temo che se verrà al potere il proletariato maschile, noi donne resteremo in uno stato di inferiorità. Sì, nella condizione di un quinto stato, senza diritti di nessun genere, con molti doveri. Come è stato finora. Ma quando si parla di proletariato, non si fanno distinzioni tra i sessi. Ma forse è così per te. Ma gli altri, per gli altri compagni. La nostra battaglia è doppia. Con il proletariato accanto agli uomini da una parte e dall'altra abbiamo una lotta da sostenere che è diversa da quella degli uomini. Ah, Filippo, io resterò sempre al tuo fianco. Lotterò con te per le idee del partito, ma lotterò prima di tutto per le donne. Perché siano trattate equamente. Lotterò perché abbiano uguale lavoro e uguali salari, per il diritto al voto politico e amministrativo, per il divorzio, per la ricerca di paternità. Sarò sempre... Io non vorrei essere un uccello del cattivo augurio, ma penso che neppure una repubblica socialista, se mai verrà, ci renderà quella giustizia che ci spetta. Comunque, posso provarci. Non ti pare? Sì, ma adesso ci sono problemi enormi da affrontare, almeno per me, sia sul piano d'azione che sul piano psicologico. Fino a stamattina io mi ero illuso che l'idea di partito politico potesse entrare nella mente degli operai. Ora mi rendo conto che il compagno Labriola aveva ragione. Il concetto che il Partito Socialista è un partito politico non può entrare nella mente degli operai con un ordine del giorno o con un bel articolo sul giornale o con un congresso. È una faccenda di esperienza, di tattica, di istruzione, di educazione e perciò di tempo, soprattutto di tempo. Ce la faremo. Dovremo farcela. Ma abbiamo scelto una professione difficile. Quella del socialismo. Vorrei ora chiedere al professor Brezzi come si arriva alla crisi di fine secolo, a questo momento traumatico della vita nazionale. Beh, si arriva negli ultimi 10 anni, grosso modo, del secolo, ad una radicalizzazione dello scontro politico, a uno scontro di classe molto acceso.
Gli episodi sono noti, il fenomeno dei fasci siciliani, questo movimento contadino socialista che si batte contro le oligarchie municipali, contro i latifondisti, l'insurrezione anarchica nella Lunigiana, i grandi sommovimenti, tumulti che tra la fine del 97 e la primavera del 98 si hanno in tutto il paese e che culminano nelle drammatiche giornate milanesi del maggio del 98 con l'uccisione di 80 cittadini. Ecco, di fronte a questo malessere, a questo disagio, la classe dirigente lo interpreta come un'opposizione allo Stato, un voler abbattere lo Stato e quindi togliere questo potere che la classe dirigente aveva. E la risposta è ancora una risposta di tipo vecchio, tradizionale potremmo dire, di tipo repressivo. I cannoni di Bava Beccaris nella Milano appunto del maggio del 98 sono l'indicazione di questo tipo di politica, ma è una politica più generale. Crispi, Durudini, Pellù prosegue, diciamo, questo atteggiamento dall'inizio del 90, dagli anni 90, fino alla fine del secolo e culmina appunto poi questo periodo con l'uccisione del re Umberto I da parte dell'anarchico Bresci, che ha quasi un fatto quasi simbolico perché segna poi anche il passaggio a una politica diversa. Direi diversa perché proprio è l'atteggiamento che si è avuto da parte della classe dirigente nei confronti delle masse popolari, cioè certo, inserirle nello Stato e non tenerle ai margini come era stato fino ad allora. Bene, e, al professor Traniello vorrei chiedere, al di là di questi aspetti sociali economici su cui si è soffermato Brezzi, se ci furono conseguenze a livello, diciamo, istituzionale. Sì, mi pare che già Brezzi abbia rilevato come c'è una sterzata che potremmo dire complessivamente autoritaria, prima ancora che sul piano istituzionale, sul piano della gestione politica dei governi. Certo. Sono governi che operano in termini più autoritari che in precedenza, anche perché le minacce sociali sono sentite come più incombenti. Il fatto per esempio che sia Milano implicata nel morte del 98 significa un allarme generale nella classe politica, perché finché le rivolte scoppiavano desolate lande nella classe del politica sud, anche negli ambienti economici, naturale, significa colpire il cuore economico del paese o pensare che si colpisse. Dal punto di vista istituzionale c'è qualcuno che propone decisamente di tornare a forme di Stato costituzionale, cioè ad una relazione diretta tra la monarchia e i governi dipendenti dal re e non dipendenti più dal Parlamento, cioè tali da non aver più bisogno della maggioranza parlamentare. E contemporaneamente c'è chi ritiene che il sistema parlamentare italiano sia ormai irreformabile, sia caduto in una situazione di declino tale che debba essere mutato profondamente, debba essere trovato qualche marchingegno istituzionale per farlo funzionare. Poi fu dimostrato che in realtà le strette autoritarie sul piano politico e i marchingegni istituzionali dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni dello Stato non erano così necessarie, occorreva semplicemente osservare più direttamente le vicende del Paese e operare piuttosto in quella direzione, dare una risposta politica ai problemi sociali, cioè, piuttosto che una risposta istituzionale. Bene, a questo punto non posso che ringraziare i nostri ospiti, il professor Brezzi e il professor Traniello, per la cortese partecipazione a questa puntata. Siamo arrivati al termine della puntata. Non è stata, diciamo così, una puntata allegra. I primi anni del regno furono anni molto difficili. Le cose miglioreranno con il nuovo secolo, miglioreranno con l'avvento di Giovanni Giolitti al potere. E questo è l'argomento della prossima puntata. Grazie.